Salve fratelli e sorelle bianconere e benvenuti in un mio nuovo video. Pure le pulci hanno la tosse, ragazzi, pure le pulci hanno la tosse. Pure le pulci hanno la tosse. Un fenomeno, il fenomeno di Massa Carrara, il nuovo Roberto Baggio, mister 42/43 milioni di euro. Camine vattin, va a fanculo vattin. Camine vattin, va a fanculo vattin. Ovviamente avrete già capito a chi mi sto riferendo, visto che l'avrete letto dal titolo, no? Il grande Federico Bernardeschi. Bernardeschi che si permette anche di fare quelle uscite. Si permette di fare anche quelle uscite, quelle che hanno fatto manca 10 gol in da 5 anni di Juventus. Si permette anche di fare quelle uscite. Ieri in nazionale, no? Ha segnato contro San Marini, via San Zvite. San Zvite è più forte di San Marini. Fa pure fenomeno. Si permette pure di parlare e di fare il fenomeno. Fenomeno, che tu sei solo un ces. Tu sei solo un ces. Che ha detto no, in nazionale gioco nel mio ruolo, qui la giocata me la fanno rischiare dalla Juventus, no, e vattene a fanculo, chi cazzo te vuoi, ma chi te vuoi, ma chi te mandi, ma vattene, ma trovate una squadra e vattene a fanculo, va, che tu sei proprio un cesso, tu sei un cesso, non sono io quello che cade vicino alle bandierine, caro Merdardeschi, non sono io che si impappina con i piedi vicino alle bandierine e se ne cade come uno stronzo e come una pera Cotte, caro Bernardeschi, te sei pure coraggio. Ehi, insomma, qua mi fanno rischiare le giocate. Oh, che tu hai la Juve con San Marini? Che chi cazzo hai Juve? Tu hai Juve che una squadra che se pigli 11 cesso in mezzo alla strada gli metti a Juve che non meglio tu San Marini e dimmi più filo da torci. Ma che cazzo te credi di essere? Ma che ti credi di essere? Qui mi fanno giocare nel mio ruolo. Ma vattene, va, che pure Allegri ti ha fatto giocare nel tuo ruolo. Lo sai benissimo. Allegri ti ha fatto giocare nel tuo ruolo. Si tocca Sinucess. Si tocca Sinucess. Fatti due domande. Se tre allenatori non ti fanno giocare. Io me le farei. Io me le farei due domande. Se allenatore come Allegri non ti fa giocare. Se Sarri ti provino da tutti i ruoli disponibili, altrettanto per quest'anno, da provvede terzino, mezzale, centrocampista esterno. Ti manca solamente di giocare in porta. Ti manca soltanto di giocare in porta e poi hai provato tutti i ruoli possibili. Tu dici che non ti fanno giocare nel tuo ruolo. Allegri mi sembra che ti ha fatto giocare nel tuo ruolo. Tu in 4-5 anni di Juventus, quante cazzo so che sta, hai fatto 9 gol. E beh, ed è colpa degli altri, ed è colpa degli altri. Sì tu che sei Nuces, Bernardè. Sì tu che sei scarso. Capisci o no? Sì scarso. Sì scarso. E non è neanche il fatto di avercela contro di te, perché tante volte ho provato a difenderti. Ma sapevo già a che cosa andavo incontro. Sapevo già di difendere l'indifendibile, purtroppo. Perché quando uno è cesso, è cesso. E quando uno è forte, è forte. Si vede subito. Si vede subito. Pogba, la sua prima presenza in campo nella Juventus, già si capiva che era un calciatore di un'altra categoria. Tu purtroppo sei un cesso. Ti sei montato la testa che alla Fiorentina ti hanno fatto pare Roberto Baggio. Ma questa maglietta qua, caro Bernardeschi, questa ha un peso specifico. Questa non è la maglietta della Fiorentina, questa è la maglietta della Juventus. E qua devi dare sempre il 100%. E tu il 100% non l'hai mai dato con la Juventus. O se l'hai dato è perché sei limitato, purtroppo. Sei limitato, sei limitato. Sei limitato. Vedi Chiesa, per esempio. Chiesa, gol, assist, giocate. Tutta una tapastra aspetta a te. E Chiesa è arrivato quest'anno. Non è che è stata 10 anni alla Juventus. Per cui, caro Bernardeschi, smettila di fare il fenomeno. E chiudi quella bocca da cessa che ha te. E di quei capelli di merda che ti sei fatto. Là, ti sei fatti i mesci, i platani. Ma tu non capi di proprio niente. Tu non capi di proprio niente. Non di proprio niente. Chiedi a Raiola, procuratore Mino, portamana davanti, vatti in affanculo, va, che qui non c'è posto per te. Non c'è posto per te. Io posto tu, e piuttosto facessi un caffè Felix Correa, te lo dico proprio in faccia, caro Bernardeschi. Io al tuo posto farei giocare Felix Correa, piuttosto che far giocare te. Perché come trece tu fai solo danni in do campo. Tu in do campo fai solo danni e basta.
perde tutti i palloni, te ne chiede come un bambacino da solo, come un bambacino, paf, te ne chiede bandiera, te van picciando, baci i bandierini, poi te ne chiede bandiera. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma tu veramente pensi di essere nella posizione di poter parlare, caro Bernardeschi? Ma tu hai sabbaciato la Madunella più vrette che sta andare che aiuti in Serie A? Che tu manchi in Serie C, di Suga, stanno in Serie C, stanno in Ugadur, meglio stra, meglio di te. E pigliano un centesimo di quello che pigli tu, perché tu 4 milioni e mezzo d'euro che ti pigli, tu ti proprio roba, caro Bernardeschi. I 4 milioni e mezzo d'euro che tu ti pigli da Juventus sono proprio soldi rubate. Sono proprio soldi rubate, quello è uno stipendio rubato, quello che tu ti pigli. E più determinante Pinzoglio, che gioca una partita all'anno, Pinzoglio, a se la fa pure una partita, a se fa mezz'ora. Che no tu, perché quello almeno è un uomo spogliatoio, tu manca quello, sì. Per cui, caro Bernardeschi, che cazzo vuoi parlare? Ma tu non sei proprio nella posizione di parlare, ma ti faccio vedere tu chi sei, caro Bernardeschi. Tu sei questo, caro Bernardeschi. Questo sei tu, E forse, forse, questo qua è più utile di te. Forse, forse questo qua è più utile di te, caro Bernardeschi. Quindi, ma che cazzo vuoi parlare? Ma che vuoi parlare? Chiudi quel cesso di bocca che hai. E state zitti e vedi di cagna la squadra. Vedi di andartene a fanculo ad un'altra squadra. Che di sorbirmi le tue schifezze quando entri in campo. E noi non abbiamo proprio voglia. Noi non abbiamo proprio. Noi ti abbiamo difeso pure abbastanza. Pure abbastanza. Tu sei stato pagato 43 milioni di euro e non hai reso. Non hai reso, ma manca un euro di quello che ti abbiamo pagato. Ti rubo 4 milioni e mezzo d'euro all'anno e parla pure. Mi dite se te ne vai a fanculo, per piacere. Ma fanculo, vattene. Gli ciaci là, compagno tuo, a Raio, la porta mi danata a squadra. Non sentiremo la tua mancanza, caro Bernardeschi, che a giocatori come te noi non abbiamo assolutamente di bisogno. Ciao ragazzi, alla prossima.